Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi organizzato insieme a QB. Oggi daremo uno sguardo nel mondo delle sperimentazioni cliniche e i relatori che ci accompagneranno in questo viaggio tra consulenza e assicurazione sono Stefania Pesatori, General Liability Underwriter QB, Valentina Appiano, Technical Director Public Entities and Healthcare AON e Alberino Battagliola, Tesoriere ANRA. Ricordo che alla fine del webinar si potrà effettuare il test valido ai fini dell'aggiornamento RUIVAS. Siete ormai esperti, istruzioni in allegato, ve le proiettiamo alla fine del webinar e comunque ve le scrivo in chat. Non mi resta che augurare a voi tutti un buon webinar e lasciare la parola ad Alberino. A più tardi. Buongiorno a tutti, Alberino Battagliola, tesoriere, attuale tesoriere di ARRA in questo ultimo mandato. Sono stato consigliere nei 3 mandati precedenti, quindi adesso ho questo compito un tantino diverso, ma comunque sono sempre nel giro della presidenza diciamo di ARRA, quindi seguo un po' i lavori del consiglio direttivo stesso di ARRA. Quindi a nome stessa, a nome di ARRA, vi ringrazio di questa folta partecipazione perché vedo comunque i numeri che continuano a salire sul numero appunto dei partecipanti e questo testimonia l'attenzione su un tema che io reputo decisamente importante e che spero possa offrire spunti e riflessioni e rispondere anche alle vostre aspettative. Il mio benvenuto quindi a questo webinar realizzato, come diceva anche Angelica, in collaborazione con QB. Io cercherò di essere molto breve in questo brevissimo speech per lasciare ampio spazio alle autorevoli relatrici che mi seguiranno e anche perché riprendo quanto avevo avuto in precedenza occasione di parlare di questo argomento nel lontano, ecco, chiamiamolo lontano, ormai 2018, fine 2018, ma oggi, complice anche l'evento pandemico, l'argomento ha assunto un interesse e anche un'attenzione dei motivi di approfondimento molto, molto da verificare e anche da monitorare adeguatamente. Lo faremo, ma soprattutto lo faranno in circa un'ora. Purtroppo a disposizione questi webinar, purtroppo hanno anche il loro tempo che non è così ampio, ma cercheranno di fare il possibile. E parleranno di sperimentazione clinica che si muove sempre in una realtà molto intricata tra richieste soprattutto pressanti in termini sia di sicurezza, velocità di sviluppo delle stesse e anche qualità delle cure e soprattutto in un sistema normativo che è decisamente complesso e che è differente per ogni paese in cui si hanno questa tipologia di attività. Complica ulteriormente il quadro anche la difficoltà di trovare un equilibrio solido tra gli attori coinvolti, quindi sia la casa farmaceutica committente, la stessa compagnia che assicura, la figura anche dello stesso risk manager e fino sia al medico responsabile, ma soprattutto al paziente stesso che è oggetto della sperimentazione. Io, all'epoca in cui ho avuto occasione di parlare di questo argomento, ero rimasto a dati in cui l'Italia si posizionava come un paese molto all'avanguardia, soprattutto a livello europeo, nel settore farmaceutico e biotech, con investimenti molto, molto crescenti. Infatti il 20% delle sperimentazioni realizzate in Europa nel 2016 erano state condotte in Italia, quindi un paese, ripeto, molto all'avanguardia, soprattutto per quanto riguarda le malattie rare, l'ambito dei farmaci oncologici piuttosto che immunomodulatori, che rappresentano la metà delle sperimentazioni cliniche che avvengono nel nostro paese. Questi sono dati che, ripeto, sono un po' datati, ma credo che comunque siano oggi stesso notevolmente rappresentati. L'aspetto negativo, come dicevo anche prima, viene dalla complessità normativa, ci sono aspetti diversi nei vari paesi in cui si svolgono i test, ma uno degli scopi del webinar è anche quello appunto di fornire una panoramica molto articolata su quelli che sono gli strumenti sia consulenziali che assicurativi che sono attualmente presenti sul mercato, ma che possono anche svilupparsi in un futuro che è dovuto anche ai cambiamenti che potrebbero essere appunto di carattere normativo. Quindi a questo punto io non faccio altro che lasciare la parola alle due autorevoli relatrici che comunque si potranno presentare in maniera più esaustiva di quello che abbiamo già fatto, che ha fatto già Angelica nella prima presentazione, ma che continuo a ripetere anche io, e che sono Stefania Pesatori, General Liability Underwriter di QB, e Valentina Appiano, Technical Director Public Entities and Healthcare di AON. Io vi ringrazio dell'attenzione e ci sentiamo più tardi a questo punto. Grazie ancora.
Buongiorno a tutti, sono Stefania Fesatori e faccio parte del team General Liability di QB Italia. In particolare mi occupo del segmento Pharma e sperimentazioni cliniche. Innanzitutto ringrazio ANRA per l'invito e per darci oggi la possibilità di parlare di sperimentazioni cliniche. Mai come negli ultimi anni, complice la pandemia, siamo stati sobbissati di informazioni, notizie riguardo a farmaci, profilassi, vaccini. Ci siamo abituati a sentire parlare, a vedere in TV e sui social media alcune figure professionali come virologi, analisti, esperti di clinica e di farmacologia. Naturalmente il tema Covid ha catalizzato l'attenzione dei media. Tuttavia non bisogna sottovalutare il fatto che la ricerca scientifica si muove a 360 gradi. Il motivo principale nasce proprio dal fatto che un farmaco, ma anche un dispositivo medico, così come una procedura diagnostica o curativa, prima di essere ritenuti validi, efficaci e sicuri, quindi prima di poter essere considerati uno standard di normale pratica clinica, devono superare diverse fasi. Quindi devono fare un viaggio molto spesso lungo e tortuoso, che dura anni, prima che ne possa essere confermata la piena validità. Ecco di qui il richiamo al viaggio di questo titolo di questo webinar. Ma se ci soffermiamo, innanzitutto partiamo dalla cosa più semplice, la definizione. Cosa si intende per sperimentazione clinica sull'uomo? In realtà è quell'insieme di procedure di studio su nuove formulazioni farmaceutiche, ma anche su farmaci già esistenti, ma di cui si vuole testare modalità e finalità di impiego differenti al fine di valutarne sicurezza, efficacia e tollerabilità, per poi poter introdurre quindi il farmaco sul mercato oppure definire una procedura di trattamento. Oltre ai farmaci, come dicevo prima, sono soggetti a sperimentazione clinica anche i dispositivi medici, così come procedure diagnostiche o curative. Accennavo al discorso delle fasi di sperimentazione. La sperimentazione sull'uomo è preceduta da una fase detta preclinica composta da test di laboratorio sugli animali. Dopodiché si va a sviluppare in quattro fasi, dove le prime tre sono obbligatorie. E in questa slide appunto vediamo esattamente quali sono e qual è la finalità principale di ciascuna di queste fasi. Partendo dalla fase 1, anche chiamata first in man, prima volta nell'uomo, è il momento in cui il farmaco viene per la prima volta testato sull'uomo. Pertanto qui non c'è una finalità curativa, uno scopo curativo. L'unico obiettivo è quello di trovare il massimo dosaggio tollerato dall'organismo. Solitamente gli studi di fase 1 vedono l'arruolamento di un ristretto numero di pazienti e tendenzialmente soggetti sani. Una volta trovato quindi il dosaggio massimo tollerato dall'organismo, si passa allo studio di fase 2, dove iniziamo con l'arruolamento di pazienti a questo punto con patologia, ma in questa fase si vuole non ancora valutare l'efficacia della terapia, tuttavia si vuole concentrarsi su sicurezza e tollerabilità del farmaco sperimentale. Una volta ottenuti dei risultati soddisfacenti in questi termini, si passa quindi allo studio di fase 3 e qua ci concentriamo sulla finalità dell'efficacia del farmaco per la patologia interessata, oltre che riconfermare chiaramente i dati su tolleranza e sicurezza. In questo ambito vengono quindi arruolato un numero decisamente più ampio di pazienti con la patologia, proprio perché si ha l'obiettivo che venga rappresentata in maniera più veritiera possibile lo spettro di popolazione a cui sarà destinato questo farmaco. È questo quindi il momento in cui, alla fine della fase dello studio 3, della fase 3, e quindi chiaramente in maniera positiva, è questo il momento in cui il farmaco è pronto ad entrare sul mercato.
Esistono poi studi di fase 4, anche detti studi, sono studi post-marketing, è una delle procedure che viene svolta in ambito di farmacovigilanza. In realtà questi studi di fase 4 vogliono quantomeno riconfermare quanto già emerso sul farmaco in questione, in base alla sua destinazione d'uso. Magari si vuole eventualmente verificare o valutare usi potenziali, nonché riconfermare i dati sulla sicurezza. Ora, se pensiamo alla sperimentazione clinica, proviamo a fare un passo indietro e metterci dal punto di vista del paziente. Cosa deve sapere un paziente a cui viene proposta la partecipazione a una sperimentazione clinica? Oltre chiaramente ad avere una lista di quelle procedure a cui sarà sottoposto, deve in primis essere a conoscenza del fatto che chi partecipa a una sperimentazione clinica va incontro a una possibilità di rischi e benefici. È per questo quindi che è dovere dello sperimentatore informare in maniera corretta ed adeguata il paziente a cui viene proposta la partecipazione a uno studio, proprio perché la sua scelta possa essere quanto più consapevole possibile. Ecco, in questa slide vedete quelli che sono alcuni dei principali benefici e alcuni dei rischi. Partendo dai benefici, sicuramente i pazienti arruolati potranno accedere a trattamenti medici innovativi, avranno un monitoraggio, un'attenzione più elevata da parte dell'equipe medica rispetto alla comune pratica clinica. I pazienti sono chiamati ad avere un ruolo più attivo nella gestione della valutazione dei propri sintomi e quindi nella cura della propria malattia. E poi bisogna considerare, se vogliamo, anche un aspetto etico e sociale, che chi decide e accetta di partecipare a una sperimentazione clinica in realtà sta dando una grande mano alla ricerca e quindi per trovare quindi una cura per i pazienti futuri. A lato dei benefici, chiaramente ci sono i rischi. Non sono pochissimi, ecco. Innanzitutto i pazienti potrebbero non ottenere il miglioramento sperato. Questo proprio perché stiamo trattando una procedura, un farmaco sperimentale, quindi non è detto necessariamente che il risultato finale possa essere positivo e favorevole alla guarigione. In aggiunta, molti studi clinici sono randomizzati, ovvero la popolazione oggetto di studio viene suddivisa in due o più gruppi in maniera casuale, dove parallelamente al trattamento sperimentale, quindi col farmaco sperimentale o la terapia oggetto dello studio, ci sarà un gruppo di controllo che potrebbe ricevere o la terapia standard di cura prevista dalla normale pratica clinica o addirittura un placebo. Ovviamente in questa fase i pazienti non possono decidere a quale braccio di appartenenza aderire, anzi più delle volte non lo sanno. Infatti, come questa tipologia di studi viene chiamato studio randomizzato a singolo cieco, ovvero il paziente non è a conoscenza di quale trattamento riceverà durante la sperimentazione, ma il medico sperimentatore sì. In alcuni casi vi è la necessità di avere un mascheramento totale, quindi si parla di studi randomizzati in doppio cieco, ovvero né il paziente né l'equipe medica che conduce la sperimentazione ha conoscenza di quale trattamento riceverà. Questo per evitare eventuali condizionamenti. Un altro aspetto critico è che diciamo, se vogliamo, di natura logistica. Chi partecipa alla sperimentazione dovrà necessariamente sottoporsi a ricoveri, esami, visite addizionali rispetto alla normale pratica clinica, che più delle volte si tratta di procedure di routine, tuttavia non sono completamente esenti da un rischio di eventi avversi. Ed infine, bisogna considerare che farmaco sperimentale
Vuol dire che la valutazione dei rischi è ancora acerba. Pertanto, durante la conduzione della sperimentazione potrebbe esservi l'insorgenza di eventuali eventi avversi fino a quel momento sconosciuti. Da qui, vista questa carrellata di rischi e di benefici, si capisce proprio quanto sia importante è fondamentale che il paziente venga edotto in maniera quanto più chiara e comprensibile possibile riguardo proprio a questi benefici, a questi rischi. Chiaramente parlando di rischi, a questo punto entra in gioco il ruolo della copertura assicurativa di RC sperimentazione clinica, quindi entriamo in ruolo noi assicuratori. E a questo punto farei una panoramica legislativa su quello che è diciamo, il decreto legislativo che oggi va a normare i requisiti minimi delle polizze assicurative a tutela dei soggetti che partecipano a sperimentazioni cliniche dei medicinali. Sto parlando del decreto legislativo del 14 luglio 2009, che è appunto il punto di riferimento che va a evidenziare questi aspetti della copertura. Anticipo soltanto che questo aspetto potrebbe essere in parte rivisto in un prossimo futuro, in seguito all'introduzione del nuovo regolamento europeo in tema di sperimentazioni cliniche. Tuttavia, al momento non vi sono grosse novità. Per questo ambito, appunto, in questa slide e nelle successive faremo una breve carrellata, di quelli che sono i primi due articoli di questo decreto, dove vanno appunto a evidenziare, alcuni punti, che ci aiutano a meglio comprendere anche come è strutturata una polizza di RC sperimentazione. In particolare, partendo dall'articolo 1, il primo punto afferma un concetto importante che spesso in passato ha generato un po' di confusioni e di errori interpretativi. Infatti, in questo punto viene deliberato che il promotore della sperimentazione clinica deve presentare al comitato etico, in fase di sottomissione di tutto il plico documentale relativo alla sperimentazione clinica, anche un certificato assicurativo, vale a dire che bisogna avere una copertura assicurativa già in corso di validità. Nel secondo punto dell'articolo, in sostanza, si vanno a delineare l'oggetto della copertura assicurativa. E in particolare vi leggo le prime righe che recita questo punto. La polizza assicurativa deve garantire specifica copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attività di sperimentazione per l'intero periodo della stessa, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e o imputabili a negligenza, imprudenza ed imperizia. Ecco, nella slide successiva andiamo a vedere nei punti 3, 4 e 5, sempre dell'articolo 1, quali sono i termini legati alle tempistiche per la richiesta di risarcimento? Nello specifico si stabilisce che il termine per la manifestazione dei danni cagionati ai soggetti della sperimentazione sono 24 mesi dalla data di conclusione della sperimentazione, mentre sono estesi a 36 me mesi i termini per la presentazione delle richieste di risarcimento. Ecco, un concetto importante e che magari può servire a chi dopo farà il test è cosa si intende per data di conclusione della sperimentazione clinica, ovvero si parla di conclusione della sperimentazione con l'ultima prestazione medico-chirurgica piuttosto che diagnostica o terapeutica effettuata in base a quanto previsto dal protocollo sperimentale. Relativa all'ultimo paziente arruolato nei centri italiani.
Ecco, ci sono tuttavia degli studi clinici che per loro natura potrebbero richiedere un periodo superiore ai 24-36 mesi per la manifestazione dei danni cagionati dalla conduzione della sperimentazione. E nello specifico parliamo di quattro tipologie ben delineate, ovvero studi condotti su pazienti minorenni, oppure sperimentazioni su terapie geniche, su terapie cellulari e su radiofarmaci. In questo caso il periodo di postuma previsto aumenta a 10 anni, quindi ci sono 10 anni di tempo dal termine della conclusione per procedere con la richiesta, eventuale richiesta di risarcimento. Passando all'articolo 2, diciamo che anche in questa fase, al primo punto, vediamo che nel primo punto si vanno a delineare maggiormente il perimetro e l'operatività della polizza di RC sperimentazione. Infatti, leggo quello che è il punto oggetto. Il punto 1 sono oggetto della copertura assicurativa alla morte tutte le menomazioni permanenti e o temporanee dello stato di salute, i danni patrimoniali correlati che siano conseguenza diretta della sperimentazione e riconducibili alla responsabilità civile di tutti i soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione stessa. Pertanto, quindi, insieme a quell'altro punto che abbiamo visto nell'articolo 1, questi due aspetti vanno a nient'altro che a delimitare esattamente quello che sarà l'oggetto della polizza RC sperimentale. Il secondo punto invece va a definire i massimali minimi di applicabilità per le polizze di sperimentazione e sono suddivisi in queste tre fasce, ovvero parliamo di un massimale di 5 milioni di euro per protocollo per gli studi che prevedono l'arruolamento fino a 50 pazienti, 7 milioni e mezzo di euro per protocollo per studi che arruoleranno da 50 a 200 pazienti, e infine 10 milioni di euro per protocollo laddove ci sarà un arruolamento che eccede i 200 pazienti. Va da sé che ogni polizza deve sempre prevedere un sottolimite di 1 milione di euro a persona. Ecco, infine, nel terzo punto viene semplicemente precisato che non deve esserci nessuna franchigia opponibile ai terzi danneggiati. Ecco, in quest'altra slide che vedrete, andiamo a valutare un altro aspetto. Chi ha avuto modo di masticare un po' di questi tempi con sperimentazioni cliniche e polizze, avrà sicuramente notato che oggi la ricerca clinica in Italia coinvolge numerosi enti che sono chiamati a vigilare sulla conduzione della sperimentazione stessa, a partire dall'AIFA, che è l'Agenzia Italiana del Farmaco, e dell'Istituto Superiore di Sanità. Entrambi sono chiamati ad autorizzare i vari studi e gli emendamenti di ogni fase. Nello specifico, l'Istituto Superiore di Sanità si concentra sulla supervisione degli studi di fase 1. E poi abbiamo un altro organo che sicuramente l'avrete sentito tante volte, il Comitato Etico, che è un organo indipendente costituito da una serie, almeno 5 professionisti, ma spesso anche di più, di vario genere, e che hanno il compito di tutelare i diritti e garantire la sicurezza del soggetto che partecipa allo studio sperimentale. Naturalmente, in questa slide abbiamo giusto indicato per questioni di tempo alcune delle figure, pochissime figure che hanno un ruolo anche attivo nella conduzione della sperimentazione clinica, ma davvero un protocollo vede l'intervento e l'operatività di numerosi attori coinvolti, quindi è fatto veramente, vede la partecipazione di tantissime figure professionali.
e abbiamo voluto riassumerne giusto qualcuna proprio per un questioni di tempo. Infatti, vedete che c'è lo sponsor, che è una figura che ha la responsabilità di assumere personale qualificato per la conduzione dello studio, nonché di verificare la qualità e l'integrità dei dati e delle informazioni raccolte. C'è anche una figura che è il monitor, che svolge una funzione di vigilanza sulla conduzione della sperimentazione. Aggiungerei che ci sono, come dicevo, altre figure come l'investigator, il data manager, il responsabile di infermeria, ognuno che ha dei compiti ben precisi e ben stabiliti all'interno dello svolgimento del protocollo. Ecco, in questa slide vedete area di applicazione 360 gradi. Perché il richiamo è 360 gradi? Perché come dicevo all'inizio, la sperimentazione clinica ha un'area di azione molto vasta, anzi direi che ogni branca della medicina moderna è soggetta a sperimentazioni. Quindi noi come assicuratori siamo ogni giorno chiamati a valutare protocolli e studi clinici in qualsiasi ambito. Solo per citarne alcuni, visto la numerosità delle campionature che riceviamo, analizziamo protocolli in ambito oncologico, su patologie a carico del sistema nervoso e sull'apparato cardiovascolare. Recentemente abbiamo visto un aumento degli studi clinici in ambito di nutraceutica, nonché sulla conduzione di stili di vita salutare, quindi programmi alimentari abbinati all'attività fisica, piuttosto che monitoraggio dell'uso e consumo di alcol e fumo. Tendenzialmente sono sempre protocolli condotti su pazienti maggiorenni, tuttavia, capita anche di valutare degli studi clinici in ambito pediatrico. Chiaramente, a partire da marzo 2020, abbiamo visto anche un gran numero di protocolli d'emergenza legati alla cura del Covid. In particolare, in quel momento, quindi durante il primo lockdown, abbiamo visto studi sull'efficacia di formulazioni già presenti sul mercato e destinate alla cura di pazienti ospedalizzati con forme di polmonite più o meno grave causate dal Covid. Quindi studi sull'efficacia di farmaci steroidei, anticorpi monoclonali, antiemetici, antivirali, il plasma iperimmune. Diciamo che con l'avvento dei vaccini abbiamo notato chiaramente una variazione di questo trend, ovvero non è più sott'occhio chiaramente la parte curativa del Covid, ma quanto più un interesse sulla prevenzione piuttosto che la cura diciamo dei postumi da Covid, quindi studi sull'utilizzo di probiotici ed integratori. Ecco, quindi. Bene, Stefania, grazie, tutto molto molto interessante. E, ecco, io volevo soltanto fare una precisazione. Sono arrivate alcune domande, però quello che preferiamo fare, se siete anche d'accordo, risponderete poi successivamente, dopo il webinar, nei prossimi giorni, a tutte quelle che sono arrivate, perché per evitare appunto di lasciare in sospeso qualcuna e non poter terminare nei tempi stabiliti. Comunque sono tutte domande molto, molto interessanti. Ripeto che a chi le ha fatte ci saranno le risposte adeguate nei giorni successivi. Io invece a questo punto farei invece un'altra riflessione che chiedo a Valentina a questo punto. Cioè, quali sono gli ambiti di operatività del consulente anche nell'ottica appunto nella prospettiva di questo nuovo regolamento di cui si parla? Valentina, non ti sentiamo. Scusami, avevo delle difficoltà sulla linea, mi chiedo scusa. Puoi ripetere la domanda? Ah, benissimo, ok. Solo che non ho sentito la domanda, se me la puoi ripetere, Sì, per dico cortesia. però. Gli ambiti di operatività del consulente, anche e soprattutto nell'ottica, nella prospettiva di questo nuovo regolamento di cui tanto si parla. Quindi volevo capire un attimo la consulenza, l'aspetto consulenziale di questo argomento, come si muove.
Grazie. Certo, allora, grazie della domanda e bentrovati a tutti i partecipanti. Mi scuso, ma stamattina la linea non è perfetta, però vedremo di dare il nostro contributo a questo webinar. Consulenza e sperimentazione. Beh, a prima vista lo spazio per le attività consulenziali in quest'ambito potrebbe sembrare veramente molto limitato. Ci muoviamo in un perimetro normato, caratterizzato da schemi già predefiniti, li abbiamo visti prima con la collega Pesatori. Quindi, quale valore aggiunto potrebbe dare il consulente? In realtà l'esperienza degli ultimi 10 anni da un osservatorio privilegiato, quale quello di un grande broker, l'azienda dove lavoro, ci porta invece a confermare che l'apporto consulenziale è assolutamente fondamentale anche in quest'ambito. E di consulenza se ne parlerà ancora, il ruolo del consulente sarà ancora più strategico in previsione dell'attuazione del regolamento di cui parleremo tra poco. Dicevo, osservatorio privilegiato perché negli ultimi 10 anni ha gestito più di 1.500 contratti, intermediando premi per oltre 13 milioni. E questo trend è confermato anche nell'ultimo triennio. Per quali clienti abbiamo svolto questa attività? Una platea veramente eterogenea. Lato Profit, Savasandir, aziende farmaceutiche, produttori di dispositivi medici, lato no profit, aziende sanitarie, strutture cliniche, istituti di ricerca, ancora università, ma anche soggetti più particolari. Pensiamo anche alle aziende alimentari, alle aziende produttrici in ambito home care o beauty care, centri di ricerca di intelligenza artificiale, aziende di recupero rifiuti, insomma, un panorama veramente, veramente vasto. E già da questa analisi superficiale, la prima osservazione che possiamo trarre è questa, che il perimetro della copertura assicurativa sperimentazione, la copertura obbligatoria, tanto per intenderci quella che ha descritto prima la collega, si è, come dire, elasticamente ampliato fino a comprendere la quasi totalità dell'attività sperimentativa. Ancorché in linea teorica, in determinati ambiti, quella copertura non fosse obbligatoria. Cosa significa tutto questo? Significa evidentemente che la polizza sperimentazione non è un accessorio al protocollo, ma si è consolidato come un vero e proprio strumento di gestione del rischio, percepito così non solo dal nostro cliente, ma soprattutto dal comitato etico a cui prima accennava la collega. Comitato etico che vuole essere tutelato e vuole essere tutelato da uno schema a lui familiare. E da questo punto di vista, sicuramente la polizza sperimentazione ha raggiunto uno degli obiettivi che il decreto ministeriale del 2009 si era posto, cioè quello di trovare una formulazione che consentisse una tutela a favore di tutti i pazienti arruolati, senza distinzione tra pazienti di serie A, cioè i pazienti delle sperimentazioni Profit, e pazienti di serie B, i pazienti, diciamo, delle sperimentazioni no profit. Se questo obiettivo è stato raggiunto, l'obiettivo che con ogni evidenza non è stato raggiunto è quello di aver favorito la concorrenza tra le compagnie assicurative per mantenere costi bassi al fine di incoraggiare la sperimentazione in Italia. Se vediamo infatti da un'analisi che abbiamo condotto sul nostro portafoglio, gli operatori di questo settore si contano sulle dita di una mano. Ed è interessante notare come, Angelica, forse la slide è quella successiva, la stavi già pubblicando. Non è corretta questa? E quella con gli istogrammi delle compagnie. Perfetto, grazie. Dicevo, lato analisi del mercato, gli operatori sono veramente pochi e è interessante notare come vi sia una distinzione tra compagnie che sviluppano il loro business per l'sperimentazione profit, ignorando un po' quello che è il lato no profit.
Da questo punto di vista, invece, mi collego a quanto detto poco fa, QBE vanta invece un'esperienza a 360 gradi perché, come possiamo vedere, concepisce sia assicurazioni per le sperimentazioni profit, sia assicurazioni per il mondo no profit. E a questo proposito, mi si permetta una piccola divagazione su un tema che a me è molto caro, perché ovviamente ci lavoro tutti i giorni. E quello che è l'obiettivo mancato del decreto ministeriale, cioè la competitività delle compagnie di assicurazione, si realizzerà secondo me, secondo ovviamente altri colleghi interessati nella materia, anche in ambito di responsabilità MedMal con l'attuazione dei decreti alla legge Gelli. Diciamo che se la legge e i decreti hanno lo scopo di favorire lo sviluppo del mercato, questa è una partita già in partenza. Gli operatori sono pochi e rimarranno pochi. Poi, peraltro, sappiamo che ci sono in programma degli emendamenti alla legge, sono attualmente in discussione al Senato, vedremo cosa succederà, ma di certo diciamo non c'è grande speranza per un ampliamento del mercato assicurativo. Torniamo però all'argomento principale di oggi, ovviamente, la sperimentazione. Possiamo sicuramente affermare quindi oggi che la polizza sperimentazione si è evoluta come uno strumento fondamentale per garantire sicurezza e benessere a tutti gli attori partecipanti. Questo periodo ho dedicato parecchio tempo a leggere svariati articoli e in particolare mi ha colto, mi ha impressionato, ecco, una frase scritta dal professor Buccelli, molti di voi lo conosceranno, è un professore emerito di medicina legale all'Università Federico II e anche membro del comitato etico. Il professore, in proposito, crea un interessante binomio tra assicurazione ed etica. Scrive infatti il professore, e ve lo leggo, anzi, lo potete leggere voi nella slide che è appena stata presentata. Leggiamo quindi che assicurazione ed etica nell'ambito della sperimentazione vanno di pari passo. A qualcuno, addirittura, questo binomio un po' particolare potrebbe sembrare quasi un paradosso, come si fa a parlare di assicurazione ed etica. In realtà questo è quello che ci porta al cuore del problema, cioè è quello di garantire ai nostri clienti una copertura adeguata, dove il giudice dell'adeguatezza, l'arbitro dell'adeguatezza è proprio quel comitato etico di cui abbiamo parlato prima. C'è un organo multidisciplinare che, se pensate, ha una responsabilità pazzesca, ed è chiamato anche a valutare l'adeguatezza di clausole spesso di non facile comprensione. Allora, come consulente, il primo consiglio, il primo suggerimento pratico che mi viene spontaneo dare ai colleghi che ci stanno ascoltando, ancorché banale, ancorché molto semplice, ma sicuramente efficace, è quello di non essere timidi e di farvi promotori di un coinvolgimento attivo delle parti, soprattutto con il comitato etico e con l'obiettivo di giungere a definire la copertura in tempi rapidi. Tempi rapidi perché tempistica e compliance, lo sappiamo, sono fattori chiave nell'ambito della sperimentazione. Un ritardo nella presentazione del certificato, piuttosto che una mancanza nella documentazione assicurativa, possono determinare il ritardo nell'avvio della sperimentazione, con le conseguenze che vi lascio immaginare. E quindi posso confermarvi che più volte abbiamo assistito i nostri clienti, laddove ovviamente questo è stato possibile, in un momento di confronto o scontro con il comitato etico, ma questo ci ha permesso di giungere con estrema rapidità a soluzioni condivise e a superare le criticità che potevano determinarsi in questo percorso. Da questo punto di vista, sicuramente, e qua scendo nell'ambito più meramente tecnico, la
La condivisione di schemi, di convenzioni in ambito sperimentazione sicuramente potrebbe agevolare e dal nostro punto di vista rappresenta una strategia vincente che permette di superare gli impasse che ci possono essere appunto nel rapporto tra assicuratore e giudice della sperimentazione, cioè il comitato etico, proprio perché i termini sono già condivisi prima. E probabilmente si possono anche trarre delle condizioni migliori dal punto di vista tecnico e dal punto di vista economico. Le convenzioni ci sono, non sono molto diffuse, forse le vediamo più in ambito no profit e più nell'ambito delle strutture pubbliche. E magari su questo poi l'assicuratore che oggi abbiamo qua con noi può darci qualche dettaglio in più, però sicuramente a nostro giudizio rappresentano una strategia vincente. Ovviamente laddove questo è possibile, perché se penso a una sperimentazione in un programma multinazionale outgoing è ben difficile che questo possa realizzarsi. Accenno velocemente solo alle sperimentazioni internazionali, diciamo così, un ambito dove la consulenza è fondamentale, dove il consulente ha un ruolo di regista, perché laddove sono coinvolti centri esteri, ognuno di questi ha uno schema legislativo differente e pertanto dovranno essere prodotte tante polizze con caratteristiche di copertura differenti. Siamo anche dei registi e risolutori di problemi, perché in taluni casi dobbiamo veramente andare fino in fondo per risolvere alcuni impasse che si creano. Banalmente, vi cito un esempio, abbiamo dovuto trattare delle coperture in Cina dove l'assicuratore di riferimento non aveva l'autorizzazione e quindi questo è uno dei casi proprio in cui la consulenza viene valorizzata. Ora, gli argomenti sono tanti e il tempo è veramente molto, molto tiranno, come diceva qualcuno. Quindi sorvolo l'aspetto della portata delle clausole contrattuali perché questo, diciamo, è sempre è l'ambito dove si esprime meglio la consulenza. Uno degli aspetti però che mi preme sottolineare ancora in questi ultimi 5-6 minuti è il nostro apporto nel valutare i rapporti tra responsabilità civile medica, e qua mi rivolgo al mondo delle strutture e polizza sperimentazione. E a proposito di questo, vi voglio raccontare l'esperienza che abbiamo avuto con un nostro cliente che ringrazio, l'Istituto Ismet di Palermo, in particolar modo l'avvocato Cristiana Scalone e l'avvocato Stefania Arcidiacono, che ci hanno trascinato in questa dinamica con AIFA, ma che è servita per approfondire alcuni aspetti. Molto brevemente, vedete nella slide ora pubblicata il testo del contratto AIFA per la conduzione della sperimentazione su medicinale in vigore fino al 2022. Da gennaio 2022 questo contratto è cambiato. E perché è cambiato? Tutto nasce nel 2021 quando appunto Ismet ci propone di analizzare il testo del contratto AIFA e quello che ci salta immediatamente all'occhio è l'articolo 3, dove viene contrattualmente definito che il personale sanitario che svolge attività istituzionale propria come il farmacista non è considerato sperimentatore. Allora capirete bene che questo può, insomma, allarmare dal punto di vista dell'applicazione. Se il soggetto che svolge attività istituzionale propria, per definirla come dice il contratto AIFA, non è considerato sperimentatore, allora non è coperto dalla polizza sperimentazione? È coperto allora dalla polizza, se c'è, di responsabilità medica? E perché dobbiamo dare diversa tutela all'interno di un medesimo perimetro a due soggetti che in fin dei conti lavorano per lo stesso scopo. Riprendendo l'esempio del contratto, il farmacista che crea il cocktail di farmaci lo crea per
per la sperimentazione e se sbaglia, in ogni caso, sbaglia in quel perimetro. Quel cocktail non l'avrebbe mai creato se non fosse stato coinvolto nella sperimentazione. I dubbi quindi sono parecchi e Ismet porta questi nostri dubbi davanti ad AIFA, proprio anche sostenendo la diversità di tutele e l'eticità che ne sta alla base. E quello che ne è scaturito non è stata una risposta ufficiale di AIFA, ma perlomeno nella nuova redazione del contratto nel 2022 è scomparsa la frase incriminata e con essa, diciamo così, anche alcuni mal di pancia che ci hanno dato fastidio. I mal di pancia purtroppo non terminano con questo, ma continueranno invece con l'attuazione del regolamento. Ora, del regolamento 536 lo vedremo tra poco, ha degli obiettivi sicuramente ambiziosi. Quello però non è particolarmente così etico e del risarcimento in situazioni completamente differenti da quello che c'è oggi. E in proposito vi voglio portare a esame, vorrei che vi focalizzasse un attimo solo sull'articolo 76, che disciplina appunto le modalità di risarcimento degli stati membri. Angelica, se vuoi ancora proseguire con la slide. Vado Perfetto, ancora grazie. oltre. Velocemente, perfetto. Leggiamo quindi insieme l'articolo 76, in particolare il primo comma, che cosa disciplina il primo comma? Stabilisce che per risarcire i danni subiti in ambito sperimentazione è possibile, gli Stati membri avranno a disposizione o un risarcimento in forma di assicurazione o in forma di garanzia o in forma di meccanismi analoghi. E poi prosegue al paragrafo 3, stabilendo che per le sperimentazioni a basso impatto, a basso livello di intervento, non sono necessari, neppure uno di questi sistemi. Allora, cosa significa questo? A nostro giudizio è la completa anarchia. Cioè, se prima esisteva un sistema di tutela ed eticità basato sull'assicurazione, questo non esisterà più. Esisterà, potrà esistere, ma potranno esistere anche garanzie, potranno esistere meccanismi analoghi, ma il significato di questi meccanismi analoghi, chi lo sa quale effettivamente sarà? Sarà l'autoassicurazione, sarà un fondo. Qua sarà il legislatore a dover intervenire, però possiamo già intuire che quel discorso di eticità e assicurazione che dicevamo all'inizio, pian piano tenderà a snaturarsi. In proposito, il legislatore non è ancora intervenuto se non per un decreto che riguarda la sperimentazione no profit e gli studi osservazionali e la sperimentazione a basso livello di intervento e si tratta del decreto del Ministero della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale a febbraio di quest'anno. Curioso notare che nel titolo si fa riferimento alle sperimentazioni senza scopo di lucro, agli studi osservazionali, ma non alle sperimentazioni a basso livello che invece ritroviamo citate al primo articolo, cioè nell'ambito di applicazione. E ad ogni modo, anche qua si richiamano i principi del regolamento e quindi quell'articolo 76, paragrafo 3, ma poi all'articolo 2, in particolare comma 4 e comma 5, il decreto ministeriale ripropone nuovamente il tema della spesa assicurativa per le sperimentazioni no profit. E quindi, come dire, è un gran caos. Anche la stessa dottrina sul punto è ondivaga e non capisce veramente quali sono gli ambiti effettivi di intervento. Mi limito solo a fare questa piccola osservazione, a lasciarvi una domanda. Quale assicurazione potrà esserci in futuro per la sperimentazione? Se a me rivolgessero questa domanda, la mia risposta sarebbe
Cioè nessuna, perché il regolamento europeo ha messo le basi per concretizzare un sistema di scopertura assicurativa facoltativo, ha posto le basi per l'assenza di tutela per le sperimentazioni minori e quindi portando, facendo cessare tutto quello strumento, quel sistema di tutele, di eticità e di assicurazione che era stato previsto negli anni scorsi. Però qua spero di sbagliarmi. Grazie Valentina, veramente grazie di tutto. Allora, le domande sono arrivate, ce ne sono diverse, voi credo che non le abbiate viste, io le ho viste, lette tutte, però siccome dobbiamo, vogliamo rispondere a tutte, come dicevo, lo faremo oramai tanto il tempo a disposizione sta quasi per terminare, quindi lo faremo successivamente. Ecco, per concludere, io invece vorrei chiedere di nuovo a Stefania. Se riusciamo a fornire qualche informazione in più su questo regolamento e su quello che potrebbe essere la possibile offerta del mercato assicurativo a questo punto, perché poi tra l'altro nelle domande ci sono alcune che riguardano proprio specificamente l'aspetto proprio puro assicurativo, quindi è il caso di, ecco, di sviscerare ancora un po', ancora qualche minuto su questo aspetto. Grazie. Assolutamente sì, e anzi, grazie alla collega Dion che ha in parte anticipato i contenuti dell'articolo 76 del nuovo regolamento europeo in tema delle polizze assicurative. Oggi, come avrete capito, il mondo della sperimentazione clinica è un po' in subbuglio in seguito all'introduzione di questo nuovo regolamento europeo 536/2014. Un progetto ambizioso che è partito ben 8 anni fa e che ha visto la sua attuazione soltanto a gennaio 2022. In questa slide potete vedere riassunti quelli che sono i due obiettivi principali che questo nuovo regolamento europeo ha finalizzato. Sono due, ma non in ordine di importanza, bensì devono essere intesi in maniera paritetica. Il primo è si vuole mettere in campo un'opera di armonizzazione dei processi di presentazione, valutazione e supervisione delle sperimentazioni cliniche condotte a livello dei paesi dell'Unione Europea. In seconda battuta si vuole garantire sempre un più alto standard di sicurezza per i pazienti partecipanti, nonché concentrarsi anche sulla trasparenza delle informazioni e quindi su un'uniformità dei dati raccolti. E quindi proprio nell'ottica di questi due primari obiettivi è stato istituito il CTIS, il Clinical Trial Information System, che è un portale che insieme alla banca dati UE sarà uniformato a livello europeo e consentirà la gestione di tutto il ciclo di vita della sperimentazione clinica. Per intenderci, quindi dalla presentazione iniziale del protocollo all'inserimento di vari emendamenti fino ad arrivare alla pubblicazione dei dati conclusivi. Come dicevo, è entrato in vigore il 31 di gennaio 2022, pertanto a partire da questa data gli sponsor che stanno conducendo degli studi multinazionali a livello europeo ha la possibilità di presentare il protocollo sperimentale con la nuova procedura, ovvero con un'unica domanda, quindi con un'unica presentazione può in automatico far partire la sperimentazione fino a un massimo di 30 paesi appartenenti allo spazio economico europeo. Tuttavia, come spesso accade in attuazioni di così ampia portata, è stato concesso un periodo transitorio della durata di un anno, quindi fino a gennaio 2023, in cui lo sperimentatore avrà l'opzione di presentare sia con la nuova che con la vecchia procedura. Quello che è certo è che a gennaio 2025 tutte le sperimentazioni dovranno essere comunque gestite e caricate sulla base del nuovo regime autorizzativo. Chiaramente questa fase transitoria è necessaria, si è resa necessaria affinché, appunto, come anche in parte accennava prima la collega Diaon,
tutti gli stati membri si mettano a livello e si mettano a regime da un punto di vista di normativa locale, in modo tale che venga allineato quanto più possibile. E chiaramente quando si parla di normativa locale, la domanda sorge spontanea. Come ci poniamo noi? Come si pone l'Italia da un punto di vista del normativo? Chiaramente, come molti altri stati europei, siamo in ritardo. Qualcosa appunto è già stato fatto con un decreto ministeriale del maggio 2019 e con un altro del novembre 2021 di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tra l'altro a febbraio 2022. Sono state in sostanza apportate delle nuove e rilevanti modifiche nella gestione, soprattutto dell'accessione dei dati e dei risultati sulle sperimentazioni cliniche no profit, quindi quelle senza scopo di lucro e a basso livello. Quindi, tornando su quanto diceva la collega di Eon, sempre focalizzato in ambito no profit. Inoltre, sono state attuate delle misure di semplificazione nelle procedure degli studi osservazionali. Tuttavia, mancano all'appello una serie di decreti attuativi necessari a gestire l'avvio e l'iter autorizzativo. In particolar modo, questo nuovo decreto europeo obbliga le legislazioni locali a rivedere e ripensare alla riorganizzazione dei comitati etici. Questo è un aspetto centrale, ma anche molto delicato, perché si parla sostanzialmente di rivedere in maniera sostanziale il numero, la presenza dei comitati etici su territorio nazionale. Si parla di portarli a 40 comitati etici a livello territoriale e tre comitati etici di valenza nazionale. Una riduzione importante se pensiamo che oggi sono circa un centinaio più. Questa nuova disposizione, come dicevo, porta con sé una serie di dubbi e di domande al momento ancora irrisolte, e soprattutto sulle tempistiche, sulle procedure, sia dal punto di vista puramente pratico, ma anche sulle eventuali nuove responsabilità del comitato etico. Quindi quello che possiamo fare è, non ci resta che attendere di vedere come la legislazione italiana si muoverà nei prossimi mesi. In questa fase di assoluta incertezza, stiamo anche cercando di capire quali ripercussioni vedremo sulla normativa della polizza assicurativa. Quello che da oggi è emerso è che, come è stato citato in precedenza, l'articolo 76 introduce appunto questo concetto dei meccanismi analoghi equivalenti all'assicurazione. E in prima battuta uno può pensare a una forma di autoassicurazione. Chiaramente qui, a mio avviso, gioca un ruolo fondamentale il consulente, ma anche il risk manager. Abbiamo avuto in piena pandemia una casistica, se vogliamo, in parte analoga. Con l'intervento ad aprile 2020 del decreto Cura Italia è stata introdotta per i soli protocolli no profit e protocolli d'emergenza destinati alla cura del Covid, è stata tolta l'autorizzazione della polizza assicurativa dei RC sperimentazione clinica, con l'evidente obiettivo di velocizzare le tempistiche e le approvazioni. Tuttavia, noi come assicurazioni, ma penso che anche la collega di Eon potrà confermare, ci siamo presto resi conto che, nonostante la scorciatoia fornita dal governo, gli sperimentatori hanno comunque ritenuto opportuno assicurarsi, visto, ne dimostra il fatto che abbiamo ricevuto davvero tante richieste di quotazione. Questo sicuramente grazie a una cultura improntata sull'analisi del rischio e sulla volontà e l'importanza, la consapevolezza dell'importanza di tutelarsi su eventuali richieste di risarcimento. E sicuramente, ripeto,
È stato in questa fase importante il ruolo dei broker e dei consulenti che hanno agevolato e fatto manforte sicuramente sulla presa di coscienza da parte dei clienti su questi temi. Tornando al tema del nuovo regolamento europeo, bisogna a questo punto aspettare e vedere come si evolverà. Quel che è certo è che ad oggi non si sta più operando in tema in emergenza, pertanto la legislazione diciamo che avrebbe nei prossimi tempi il tempo necessario per trovare eventuali soluzioni. Sicuramente non dovremmo agire nella necessità di dover intervenire con una certa emergenza, ma si spera che vengano fatte delle valutazioni in maniera più ponderata. Quello che è certo è che sicuramente ad oggi rimane fissa sicuramente la polizza così come è stata concepita e così come è stata stilata secondo il decreto ministeriale di luglio 2009, dove abbiamo visto in precedenza i vari requisiti. Chiaramente questo è un tema che dal nostro punto di vista, quindi lato QBE, sia lato underwriting che lato compliance è chiaramente sotto stretta osservazione, sotto monitoraggio, proprio per capire come l'offerta tecnica di QBE potrà evolvere e nello stesso tempo quali eventuali implementazioni, emendamenti del normativo dovranno essere messi in campo in maniera anche celere, non appena appunto ci saranno degli aggiornamenti da un punto di vista della legislazione. Ad oggi, quel che è certo è che la polizza QBE risponde a questi requisiti legislativi e non solo. Eccepisce anche alcuni emendamenti relativi alle esclusioni che spesso e volentieri per necessità dei nostri clienti o a volte per specifiche richieste del comitato etico abbiamo la possibilità di emendare in determinate situazioni, caso per caso, l'esclusione delle pratiche chirurgiche ad eccezione di quelle eseguite durante la sperimentazione piuttosto che le donne in gravidanza. Solo per citarne alcuni, però visto il tempo non mi dilungo oltre, visto che oramai il tempo è scaduto, quindi termino qui il mio intervento. Grazie, grazie Stefania. A questo punto siamo stati più o meno nei tempi, qualche minuto di oltre, ma comunque ne valeva la pena. E niente, abbiamo finito, quindi grazie ancora sia a Stefania che a Valentina delle ottime e autorevoli relazioni. Poi ci saranno le risposte alle domande, come anticipato. E a questo punto credo che la parola passi ad Angelica. Io ringrazio comunque a nome non solo di Arra, ma un ringraziamento personale perché era un tema su cui ci tenevo in modo particolare. Grazie ancora. Grazie a Angelica. voi. Grazie Alverino. Stanno arrivando i complimenti dalla nostra platea. Ci scrivono che è stato un webinar veramente molto interessante, attuale e di alta competenza. Quindi complimenti a Stefania, Valentina e anche ad Alverino. Come ha anticipato già Alverino, noi raccoglieremo tutte le domande e andremo a creare un white paper che pubblicheremo sul nostro sito con tutte le risposte. Quindi restate super aggiornati. Intanto vedete proiettato la slide per effettuare il test è aperto, quindi buon test a tutti e ci vediamo al prossimo webinar. Buona giornata e grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti.